fa la, io ordino non era stato ancora eseguito o completato. Una seconda volta in settembre eravamo invece arrivati quasi alla fine e ad ogni modo quindi posso fermarmi su qualche cosa che ho potuto esaminare successivamente, perché a una prima indagine di carattere generale mi pare, sono pronto ad essere contestato, che i problemi, anche se le pubblicazioni, anche se i testi saranno pubblicati completamente, i problemi saranno più o meno questi, che cioè abbiamo tre strati in fondo dell'opera poetica di Montalti. Un primo strato è costituito da quelle composizioni latine che non sono state pubblicate e che forse lui nemmeno voleva pubblicare e che erano di carattere strumentale. Per esempio, alcune delle sue composizioni si trovano poi pubblicate successivamente e lui però non le ha distrutte, le ha mantenute. Quindi, cosa fare di queste pubblicazioni che sono in sostanza da considerare abbozzi? Poi sappiamo, che lui stesso ne parla, che esiste un quaderno molto voluminoso che aveva intenzione di pubblicare intorno al 1830. Questo quaderno, tuttavia, anche se lui aveva intenzione di pubblicarlo, non appare portato alla redazione definitiva, perché contiene delle modifiche, delle proposte di correzioni, congetture e certe poesie non sono addirittura nemmeno completate, per cui anche questo che lui voleva pubblicare non è il vero nella fase finale e così com'è non potrebbe essere pubblicato. Poi c'è un terzo stadio che è forse quello meno conosciuto, cioè meno vasto, anche se più facilmente conoscibile, cioè quello che lui effettivamente è riuscito a pubblicare. E quindi io credo che coloro che vorranno occuparsi un po' in seguito dovranno giostrarsi tra questi tre strati che costituiscono appunto queste tre situazioni. Ora io ho potuto fare quindi solamente alcuni sondaggi esaminando sia alcune delle carte che non sono rimaste inedite, sia alcune delle sue composizioni che invece sono state pubblicate. Darò soltanto alcune indicazioni. Per esempio, tra le carte che sono inedite, adesso ora non sono in grado di, cioè non so se posso ripetere i numeri della cassa e i numeri originali perché evidentemente sono stati cambiati, esattamente. Appare notevole un epitalamio per le nozze di Antonio Cavalli e Clelia Rascuni. È notevole perché queste nozze sono state celebrate anche da Giorgio Byron in un suo sonetto e quindi si può in qualche modo stabilire quando Montalti ha scritto il suo in occasione di queste nozze. Byron scrisse il suo sonetto di carattere, come dire, per celebrare queste nozze a Ravenna, dove lui si trovava, sappiamo, il 31 luglio del 1819, quindi più o meno Montalti pubblica il suo epitalamio in latino in quel periodo lì. Ora, Montalti nel suo epitalamio inserisce alcune considerazioni che sono abbastanza interessanti, proprio perché questo epitalamio lui lo considera importante. Non vuole seguire, gli dice, le abitudini di quei poeti che per le nozze insistono a cantare dei motivi logici, dei motivi tradizionali, ma che sono tutt'altro che spiritosi, cioè quelli che in sostanza, come dire, incitano gli sposi alle tane grisse, e quindi dice non è il caso. Però questo punto è particolarmente
apparire i suoi occhi interessante o importante. Altre, il carme è scritto in Fareci, secondo l'imitazione di Catullo, anche se il modo, anche se lo stile accentua, a mio parere, in modo esasperato la imitazione catulliana, ricorrendo continuamente all'uso dei diminutivi. Più interessante è un quaderno manoscritto che era probabilmente destinato alla stampa, che però non ebbe luogo. Esso contiene alcuni carmi ed è stato ben descritto nell'indice recentemente compilato, appunto quello che ho potuto leggere da ultimo. Contiene 6 vari carmi, eroici, sacri, sermoni, elove, elegie, poesie, liriche, strofe saffiche del tipo razziano. In questo si trova anche una eroticorum biblos, cioè un libro di carmi erotici, che è in seconda redazione, dedicata al conte Giovanni Romerella. Nel proemio i contalti si giustifica dell'argomento scelto, adducendo l'esempio di coloro che lo hanno preceduto. Questo è normale, si usa dire, anche gli altri non si sono occupati di questo argomento. Montalti polemizza con i censori che, sotto una maschera di serietà, nascondono un ingegno, un feroce stupore, un atteggiamento feroce come adatto ai lupi. Il libro è il metro tipico di queste composizioni erotiche, cioè il Fareccio catulliano, con esempi però anche marziali. Il testo è stato sottoposto a correzioni, ecco perché dicevo che in tutto questo complesso sarà più difficile scegliere e pubblicare, perché non c'è quasi nulla in condizioni definitive. L'argomento è richiesto dall'amore, dice in modo esplicito che odia la casta Venus, ma leggendo questa monobiblos, questi carri erosi, non ci si deve aspettare molto a riguardo. Innanzitutto il libro comincia con un'elegia che ha poco a che fare con l'amore, perché è dedicato alla sua villula natale, cioè Bacciolino, che lui interpreta un po' alla maniera, una maniera particolare, Bacciolino come Basilio, cioè Bacciolino, piccolo bacio, e quindi la sua città avrebbe questo nome, piccolo bacio. Poi i carmi erotici sono pochi e sono in onore di donne, dei nomi fittizi derivati dalla tradizione, Foro, Elice, Radiana, Esperia, forse potevano nascondere nomi di donne reali. Comunque, lui celebra, in un modo abbastanza ripetitivo, l'ideale della bellezza femminile, che in sostanza è quella che si può notare nelle raffigurazioni pittoriche, neoclassiche, insomma, quella della donna fiorente, che questo è. E lui proprio, sì, insiste su questo, direi l'aspetto che forse più gli piace. E poi vi è, insieme a questo, un carme insolito che è dedicato a Ugo Foscolo, e questo ci manifesta un po' il rapporto tra Montalti stesso e i poeti letterati dell'Italia settentrionale. E a proposito degli amori del medesimo Foscolo e dei suoi propri, e io credo che il confronto sarebbe un po' dannoso per Montalti stesso, non lo so. Bene, ad ogni modo è importante, direi, esaminare un aspetto della sua poesia, perché è un aspetto che ci introduce a quella che noi siamo soliti chiamare la scuola classica romagnola e ci introduce ai rapporti non facili da seguire, perché sono numerosissimi, io credo, tra Vincenzo Monti, che Montalti definisce poetarum sui tempi facile vinceps, manifestano quindi un interesse per Monti che è un interesse del tutto particolare, più che per qualunque altro poeta dei suoi tempi. A questo contesto di rapporti di ammirazione di Montalti per Monti appartiene un fascicolo intitolato Cesaris Montalti carmen non nulla recens lucubrata, eccetera. Questo fascicolo, manoscritto ancora, contiene alcuni sonetti di Monti tradotti in latino in forma chiaramente provvisoria, con numerose correzioni e lezioni alternative.
Alcuni di questi sonetti sono inediti, per me è difficilissimo, orientarsi nel mare magno dei sonetti di Monti, insieme a qualche altra composizione manoscritta. Con questo fascicolo sarebbe la data del 1839 e con notevole velocità, precisamente nel medesimo anno 1839, il fascicolo è stato pubblicato, ampliato, a Bologna presso Marsili e Rocchi. Ora ampliato perché non contiene soltanto i fascicoli, i sonetti che si trovavano nel fascicolo manoscritto, ma alcuni altri, infatti, ed è stato arricchito da alcune prefazioni. Infatti, recito il titolo, alcuni sonetti, 8 dei quali tuttavia inediti dell'immortale Vincenzo Monti, tradotti in esame dei latini dal professore Cesare Montalti Cesenate e preceduti da due originali poesie latine del traduttore Bologna, Marsigli e Rocchi 1839. Ora io, per motivi di tempo, naturalmente non posso specificare quali siano quelli, soffermarmi su quelli che sono completamente inediti e altri no, anche perché, ripeto, la produzione poetica di Monti, in particolare dei sonetti, appare tuttora una specie di mare magno. Dunque, mi soffermerei soprattutto su alcuni dettagli che hanno, a mio parere, maggiore importanza. Innanzitutto, il volumetto è dedicato a Costanza Monti, la quale, dice Montalti nella prefazione, applicando un mirabile sforzo del suo ingegno al di sopra di quanto non le consentisse il suo sesso, mi dispiace ma dice proprio così, gareggiò con successo con la gloria sia di suo padre sia con quella di Giulio Perticari e pubblicando carni elegantissimi, monumentum sibi exegit ere perennius, elevò a se stessa un tondo monumento più duraturo del bronzo, qui è chiara l'imitazione di Orazio. Costanza Monti infatti aveva scritto dei carni in lingua toscana, in latino questa lingua toscana è detto etrusco carmine, il termine etruscus fin dal Rinascimento serve a indicare appunto la lingua toscana. Il primo di questi carmi è intitolato L'origine della rosa, è di Sala 1817, questo è stato ripubblicato recentemente nel 2010. E un altro, Lodi di Maria Soccorritrice, che però qui non sono riuscito a trovare, e anche qui un dettaglio, colui che sarà in grado di leggere questi carmi prontamente ammetterà che Caritas Veneresque Ipsas Locus possent non aglio sermone locuturas, che le grazie e le vende stesse se potessero parlare non avrebbero parlato con un linguaggio differente, e questa è un'imitazione di un giudizio dei grammatici latini su Plauto a proposito della purezza della lingua latina. Quindi Montalti in continuazione rimanda a questo. Sì. Ora, la lettera di dedica su cui mi soffermerò un attimo perché è abbastanza interessante. Si scusa Montalti del fatto di aver avuto il coraggio, diciamo così, di tradurre in latino gli epigrammi del padre di Costanza Monti. Già sarebbe interessante capire perché dei sonetti sono definiti epigrammi in testo latino, probabilmente forse per la varietà dei contenuti, perché gli epigrammi latini non avevano solo il valore polemico, stile che noi conosciamo come termine di epigramma, ma servivano poco a descrivere varie situazioni e quindi avevano un carattere di ordine più generale. E questi epigrammi sono stati tradotti in latino, e questa è una cosa strana, mantenendo la stessa struttura, cioè ad ogni verso italiano corrisponde, ad ogni endecasillabo italiano corrisponde un esametro latino.
Ma in questo modo si capisce bene che l'esame tra latino è più ampio del sillabo italiano e questo suggerisce o magari addirittura obbliga il poeta traduttore a ampliare lui stesso la dizione italiana. Ma poi quello che è strano è che un poeta come Montati, un latinista come Montati, non sapeva, questo però credo che sia tipico un poco della mentalità culturale dell'epoca, più erudita direi che non storica, che cioè una struttura poetica equivalente al sonetto italiano non esiste in latino, cioè una struttura poetica di 14 esatri. 4 più 4 più 3 più 3 esiste in italiano con l'endecasillabo, ma non esiste in latino.